Conserva l'imbattibilità anche nell'undicesima giornata del campionato di C maschile Castellano Udas Cerignola, ma al Paladileo la Giulli Bari costringe la capolista al tempo supplementare, aggiudicato alla squadra di coach Totaro sul 98-90. Con Serazzi e De Fazio indisponibili per i padroni di casa, la copertina è per Jonikas e Vukovic, che totalizzano entrambi oltre 30 punti. A due lunghezze segue Ostuni, vittoriosa a San Teramo contro Murgia per 87-73, mentre in terza posizione resta solo Diamond Fox. Corsara a Fasano per 84-77 nell'incontro cui si riferiscono le immagini. Perde in casa nonostante un 17-0 di partenza Adria Bari, sconfitta da Invicta Brindisi per 80-74 e raggiunta da cestistica Barletta che inanella due vittorie casalinghe in tre giorni, regolando Castellaneta nel recupero e Webby Manfredonia per 87-65. Classifica fluida ai confini della zona playoff anche per le affermazioni di Olimpica Cerignola e Novalius San Severo, rispettivamente a Brindisi in casa di Posidone per 82-56 e contro Olmor Lecce per 100-45, con Bielic miglior realizzatore di giornata con 35 punti. Nelle zone basse prosegue l'ascesa di Virtus Ruvo di Puglia al quarto successo nelle ultime 5 gare, che supera Valentino Castellaneta per 68-63 e la stacca in classifica issandosi all'undicesimo posto. Nel decimo turno di Serie D si contano solo 5 risultati sui 7 incontri in programma, vista l'interruzione di Magic Galatina a Pimonopoli e la mancata disputa di Sunshine Vieste Pallacanestro Lecce. Ottava vittoria di fila per la capolista Libertas Altamura, che senza Barozzi prevale a Taranto contro Aspi Santa Rita per 80-75, con i padroni di casa in decisa rimonta nell'ultimo quarto. In scia si rifà sotto US San Pietro con 2 successi consecutivi, prima in casa contro Mensana Mesagne per 65-62 in un incontro fra 7 di maneggiati, poi a Calimera nell'anticipo dell'undicesima giornata per 54-45. Da registrare fra i responsi della decima giornata anche le affermazioni casalinghe di Basket School Martina su Aurora Brindisi con un 71-60 griffato Schiavone, miglior realizzatore di giornata con 27 punti, e di Action Now Monopoli alla prima gioia stagionale contro Olimpia Rutigliano battuta per 70-44.